Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento del nostro corso di primo soccorso estivo e oggi vi parleremo di uno strumento salvavita fondamentale, davvero prezioso. Sto parlando del defibrillatore ed è tornato a trovarci il dottor Fausto D'Agostino. Buongiorno e bentornato, rianimatore del campus biomedico di Roma e istruttore di primo soccorso. Allora, per prima cosa, l'importante è far capire come funzionano questi dispositivi. Do solo un dato prima di spiegare l'utilizzo. In Italia ogni anno circa 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco, una ogni 1.000 abitanti, e la probabilità di sopravvivenza a un arresto cardiaco è del 2%, sopravvivenza che potrebbe aumentare fino al 75% se ci sarebbe una maggiore distribuzione dei defibrillatori nel territorio e una maggiore preparazione nelle manovre di primo soccorso. Questo ha fatto benissimo ad aggiungerlo, perché veramente è un dato molto molto importante. Che cos'è il defibrillatore? Esatto. È uno strumento medico. Visto che lei ci ha dato questo dato, sì. Quanti ce ne sono in Italia di defibrillatori? Possiamo quantificare più o meno? Non abbiamo un dato preciso. Non abbiamo un dato preciso. Quello che bisogna sapere è saperlo utilizzare. Certo. Perché il defibrillatore è uno strumento molto semplice da utilizzare, che possono usarlo chiunque, ma è necessario un corso di primo soccorso. Come funziona? Praticamente genera una scarica elettrica tramite delle placche che vengono applicate al torace, al petto, e questa scarica permette il ripristino dell'attività cardiaca normale. Ok, esistono vari tipi? Sì, esistono dei vari tipi, defibrillatore automatico, semiautomatico e manuale. Quello automatico e quello semiautomatico sono quelli che comunemente notiamo in giro nei luoghi pubblici. Si riconosce dalla scritta DAE, è un simbolo, un fulmine che è racchiuso in un cuore. Ovviamente nel momento in cui viene dato ad un luogo pubblico c'è qualcuno che ha fatto il corso per saperlo usare. Certo, ecco. E dovrebbe essere una buona norma. Ok. E quelli, quindi dicevo, quindi quelli automatici e quelli semiautomatici sono quelli più comuni e praticamente analizzano il ritmo e decidono se scaricare o meno. Quindi fanno tutto loro praticamente. Esatto. Okay. Mentre quello automatico, una volta applicate le placche, scarica autonomamente. Quello semiautomatico cosa fa? Emette una voce guida che supporta il soccorritore e quindi ci dice quando scaricare. Mentre quello manuale, faccio solo un accenno, perché è utilizzato solo per gli operatori sanitari esperti, perché è un monitor ECG, quindi elettrocardiogramma, che dà una traccia elettrocardiografica e si decide in base a quella traccia se defibrillare e quanta scarica dare. Allora, dottore, tutti possiamo fare il corso per poter utilizzare il defibrillatore? E come ci accorgiamo che la persona è in arresto cardiaco e che dobbiamo intervenire col defibrillatore? Allora, innanzitutto dobbiamo valutare se la persona è cosciente. Come abbiamo detto nella scorsa puntata... Esatto, però ripetiamolo perché non è... Esatto, che è molto importante ripeterlo. Dobbiamo valutare se la persona è cosciente. Come facciamo? La chiamiamo a voce alta e la scuotiamo in maniera energica ma non traumatica. Se la persona non risponde, non reagisce, allora la persona è incosciente e dobbiamo chiamare i soccorsi e farci portare il defibrillatore. Però nel caso il defibrillatore fosse lì possiamo anche utilizzarlo. Certo. Okay. In quali posti è fondamentale che ci sia il defibrillatore? Il 28 agosto 2021 è entrata in vigore la legge numero 116. Cosa dice questa legge? Obbliga l'installazione del defibrillatore in tutti i luoghi pubblici, quindi centri commerciali, uffici, scuole, università, così come società sportive e anche nei porti, in aeroporti, in stazioni ferroviarie e nei mezzi di trasporto che percorrono viaggi superiori alle 2 ore. Certo. Ma è importante anche sottolineare che il defibrillatore deve essere installato in delle teche, dove è possibile, accessibile H24 al pubblico e deve essere indicato con una specifica segnaletica. Abbiamo parlato di arresto cardiaco, ma molto spesso vengono confusi infarto e arresto cardiaco. Come capiamo che si tratta dell'uno o dell'altro? Grazie per questa domanda, perché l'arresto cardiaco e l'infarto sono due eventi differenti. E spiego subito la differenza. Sì. Nell'arresto cardiaco la persona, praticamente il cuore smette di battere e quindi non pompa sangue nell'organismo, quindi la persona non è cosciente. Cosa dobbiamo fare? Massaggio cardiaco e usare il defibrillatore. Nell'infarto invece il cuore continua a battere,
ma il sangue non arriva al cuore stesso perché alcuni vasi sono ostruiti e la persona generalmente è cosciente. Nell'infarto i sintomi tipici, quello più comune, è un dolore al torace, quindi come una sensazione di un pugno nel, al un peso del torace. Nel, esatto, al centro del torace. E il famoso dolore al braccio esatto, sinistro. Quindi sentiamo questo peso al petto che si irradia al collo, alla mandibola e al braccio sinistro. Sì. Altri sintomi sono malessere, sudorazione fredda, nausea, vomito. Davanti a questi sintomi non dobbiamo usare il defibrillatore, ma dobbiamo chiamare subito il 118. Okay. Ovviamente l'infarto non si cura, si cura solamente in ospedale, in maniera tempestiva, per evitare che la persona vada in arresto cardiaco. Scusi, dottor D'Agostino, io ho letto che i sintomi nelle donne sono differenti rispetto a quelli degli uomini, è vero? Sostanzialmente quelli che ho elencato prima sono i sintomi classici, ci dobbiamo affidare a quelli. Ok, quindi anche per le donne. Come ho detto prima, quando abbiamo quei sintomi, la cosa principale da fare è chiamare subito i soccorsi. Allora, visto che insomma, abbiamo parlato e spiegato molto bene, adesso però cerchiamo di capire come funziona. Possiamo fare un esempio pratico? Certo, certo. Lo farò io? No, fa lei, dottor D'Agostino. Ho portato un defibrillatore. Ecco, defibrillatore. È anche molto leggero. Questo è molto leggero, questo è un defibrillatore trainer, cioè un simulatore, un giocattolo che ci permette di addestrarci in sicurezza, cioè noi non prendiamo una scarica elettrica. Va bene. Quindi appena arriva il defibrillatore, la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è accenderlo. Beh certo, quindi, c'è un pulsante verde c'è grande, un pulsante verde, lo accendiamo. Lo posiziono, lo accendo. Sì. E seguo le indicazioni sonore e visive che ci dà. Quindi mi dice di spogliare la persona. Benissimo. E colleghiamo gli elettrodi che sono nella scatola. Eccole qua, le placche. Gli elettrodi ci riportano dove vanno posizionati. In questo caso quindi posiziono uno sotto la clavicola destra. Sotto la clavicola, destra, mi raccomando. E sotto l'ascella sinistra. Ma comunque se abbiamo difficoltà, non ricordiamo, c'è il disegnino che lo riporta. Ah, vedi? Ovviamente più siamo veloci, meglio il soccorso già avviene. Noi siamo andati un po' troppo lenti, devo dire la verità. Dopodiché... Ah, sotto l'ascella in basso, sul fianco, esatto, direi. Esatto, sul sotto fianco. L'ascella sinistra. Okay. Collego il connettore, come ci dice, ci indica il defibrillatore. A volte i connettori sono già collegati al defibrillatore. Ovviamente dobbiamo andare veloci, ma senza fretta, perché nella fretta si fanno danni. Lo dico per me, che io sono sempre frettolosa. E quindi invece con calma. Quindi? Quindi ho applicato i defibrillatori. Ci ripete come devono essere collegati. Ok, facciamo vedere come funziona, quindi lo accendiamo, l'ho acceso. Ok. Ho posizionato delle placche, una sotto la clavicola destra. È vero che la persona che è in questa situazione deve essere posizionata lontana dagli oggetti metallici? E la persona, questo è un adesso un attimo rispondo dopo, perché ha fatto l'analisi del ritmo e defibrillatore, quindi devo allontanare tutti dalla scena e premere il pulsante di scarica. Si accende il pulsante, via tutti. E rilascio la scarica. Adesso posso continuare col massaggio cardiaco. E il defibrillatore addirittura ci dà il ritmo per come il tempistica fa per fare il massaggio cardiaco. Gli altri si devono allontanare, la persona continua col massaggio cardiaco. Esattamente. Ah, quindi defibrillatore e massaggio cardiaco insieme. Facciamo rivedere come si fa il massaggio cardiaco. Sì. Allora, quindi, ripeto, applico le placche. Una sotto la clavicola destra e una sotto l'ascella sinistra e seguo il defibrillatore. Quindi poi parto con le compressioni toraciche, ricordiamoci che vanno posizionate le mani al centro del torace e comprimo una velocità di 2 compressioni al secondo in maniera profonda, circa 5-6 cm. Ovviamente è un'attività stancante, quindi sarebbe ideale
cambiarsi con un altro soccorritore. Senta, dottor D'Agostino, mi interessa molto il fatto di capire dove noi possiamo trovare i corsi che possiamo fare per utilizzare i defibrillatori, perché è importante dirlo a casa. Cioè, se io, Greta, sì, Mauro, voglio fare il corso, dove, che faccio? Vado su internet? Allora, grazie della domanda, perché solo grazie ai corsi noi, sì, insegniamo queste manovre. E si possono trovare su tutto il territorio nazionale. Perfetto. Ci sono enti, associazioni, società che organizzano questi, benissimo, corsi. Benissimo, la ringrazio moltissimo, dottor D'Agostino, grazie, perché è molto importante. Adesso io mi devo spostare, vado da Domenico Marocchi, perché ci sono stati degli aggiornamenti, c'è una svolta nel caso di Sharon Berzani, vero? Svolta, che succede? Notizia del...